Buonasera a tutti, bentornati nella casa del diavolo. Il tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il tring e doppio pollice per il diavolo. Nel primo commento trovate Team Maglie Calcio, numero del gruppo WhatsApp, mentre invece in descrizione trovate tutti i miei social, i link di tutti i miei social e Matteo Chiamenti, il milanista non è voluto. Iscrivetevi al canale di Matteo, arriviamo a 1000 iscritti, per favore. Cerchiamo di non metterci tanto e ascoltatemi. Iscrivetevi al canale di Matteo. Allora, ragazzi, secondo video di giornata, come vi ho anticipato stamattina, quando ci saranno gli argomenti e quando ci saranno cose di cui parlare, faremo i due video al giorno e anche le live torneranno molto più frequentemente. Sapete che mi sono trasferito, quindi ho un attimino più di tempo per stare dietro a YouTube e lo faccio molto volentieri. Gli argomenti di questo video sono le parole di Paolo Maldini su Rafa Leão e il nuovo CDA del Milan. Soprattutto Cardinale che entra nel CDA nuovo del Milan e quindi la proprietà che ha un filo diretto con Paolo Maldini. E questo sarà molto importante perché partiamo proprio da questo argomento. Il fatto che Cardinale sieda al tavolo con tutti la dirigenza rossonera vuol dire che Paolo Maldini, quando dovrà fare qualcosa, non dovrà passare da altre persone, andrà direttamente da Cardinale, parlerà con Cardinale e si deciderà tutto immediatamente. Chiaramente questo cosa può significare? Un mercato più aggressivo. Che non cambieranno però non cambieranno di fatto il tipo di giocatori che il Milan magari andrà a prendere. Però chiaramente se si decide di andare su un giocatore si eviteranno i vari conteggi e conteggini che negli ultimi tempi hanno sempre caratterizzato le trattative del Milan. Vedi Charles de Ketler e vedi anche altri giocatori. Ragazzi, per Charles de Ketler il Milan doveva stare attento a tenere dei soldi anche per gli altri giocatori da prendere. Con Cardinale che siede al tavolo dirigenziale, Paolo Maldini ha un contatto diretto e se avrà bisogno di chiedere qualcosa in più, se avrà bisogno di qualcosa di veloce e importante, può chiederlo direttamente al proprietario del Milan. Questo cosa vuol dire? C'è Cardinale nel CDA insieme anche a uomini di Elliott. Ragazzi, cosa vuol dire? Che questo Milan ha oggi due fondi a capo della società e siamo diventati una potenza importante a livello europeo. Sia Cardinale, quindi Redbird, che il fondo Elliott sono due forze molto molto rispettate, due fondi americani che hanno più o meno la stessa idea di business. E quindi andranno avanti di pari passo. Altro argomento e queste sono le parole di Paolo Maldini ieri sera prima della partita con la Dinamo Zagabria su Rafa Leão. Qualcuno ha frainteso le parole. Io oggi sono scontento perché, ragazzi, vi ripeto, iscrivetevi al canale e abbonatevi al canale perché potrete entrare nel gruppo Telegram e nel gruppo Telegram facciamo e tiriamo in piedi argomenti che poi durante la giornata vanno a creare argomenti di discussione per fare dei video. L'argomento di discussione di stasera è quello proprio su Rafa Leão. Oggi in tanti probabilmente hanno anche frainteso le parole di Paolo Maldini che a un certo punto dice se Leão spiccherà il volo e andrà oltre il Milan, Rafa Leão sarà libero di andare. Questo non vuol dire che il Milan decide di far partire Rafa Leão, assolutamente. Anzi, Paolo Maldini ricorda a Rafa Leão che tutto quello che oggi lo deve proprio al Milan, lo deve proprio al Milan. A Rafa Leão manca ancora tanto per essere un top player. Rafa Leão è un ottimo giocatore. Ma al Milan è Rafa Leão il giocatore, probabilmente l'unico giocatore che ha diritto a un posto. In altre squadre europee, probabilmente Rafa Leão rientrerebbe in alcune rotazioni e non sarebbe più il Rafa Leão, perché oggi il Rafa Leão che vediamo al Milan è proprio il Rafa Leão cresciuto e inventato da Stefano Pioli e il Rafa Leão al quale è stata data la continuità. Pur quando nessuno credeva in lui,
società e mister ci hanno creduto perché ci ricordiamo tutti quello che successe un paio d'anni fa, Augue Leao, il discorso Augue Leao, in tanti che pensavano che era meglio andasse via Leao invece che Augue. Oggi Rafa Leao è questo grazie al Milan. E Paolo Madina ha semplicemente detto: se vuoi crescere, resta con noi, cresciamo tutti insieme. E questo è un argomento molto molto importante perché Paolo Maldini ricorda a Rafa Leao che il Milan non è più una squadra di passaggio come è stato negli ultimi 10 anni. Oggi il Milan per tanti giocatori può diventare un punto di arrivo, la squadra dove rimanere, la squadra con cui vincere, la squadra dove puoi diventare un top player. Perché oggi questo Milan a livello europeo e a livello nazionale diventa probabilmente la squadra da battere. E io sono convinto che questo Milan anche a livello europeo manca, a questo Milan anche a livello europeo manca davvero poco, perché probabilmente c'è un gap, che si legge sulle carta, ma poi ci ricordiamo tutti bene che è il campo a parlare. E ieri sera il campo ha detto che a questa squadra non manca poi tanto per essere alla pari delle grandi corazzate europee. Grazie alle idee di una dirigenza eccezionale. Grazie alle idee di una dirigenza eccezionale. Altro argomento che voglio andare ad affrontare è la distorsione, mediatica. Distorsione mediatica, si parla di un Milan infortunato al quale mancano alcuni giocatori per via di piccoli infortuni, come può essere quello di Origi, come può essere il mal di schiena di Rebic, e si parla di altre squadre in grande spolvero e in grande ripresa. Ieri sera penso che la Champions League l'abbiamo guardata tutti. Noi abbiamo fatto una vittoria eccezionale perché è vero che non stavamo affrontando il Real Madrid e i Galacticos, però è anche vero che la Dinamo Zagabria aveva battuto il Chelsea, un Chelsea non fortissimo, un Chelsea probabilmente non ancora a pieno regime, ma comunque aveva battuto il Chelsea e noi abbiamo vinto in scioltezza contro la Dinamo Zagabria. Si è ingrandita la vittoria dell'Inter con una squadra che probabilmente in Italia farebbe l'eccellenza, cioè la Viktoria Pilsen. È una squadra che è in Champions League perché l'UEFA ha deciso di andare a prendere qualsiasi cosa in giro per l'Europa, ma venirmi a dire che l'Inter si è ripresa dopo la vittoria con Viktoria Pilsen e un risultato risicato contro il Torino dove il migliore in campo è stato Handanovic, mi sembra un po' distorcere la realtà. E parlare del Napoli come una squadra ultraforte quando per 70 minuti ieri sera la partita era sullo 0-0 contro una squadra veramente non troppo forte perché i Rangers non sono fortissimi e soprattutto mi sembra di aver capito e di aver visto che soprattutto nel primo tempo il Napoli abbia rischiato parecchio e se i Rangers fossero andati sul 2-0 nei primi 20 minuti non avrebbero rubato niente. Quindi come al solito la classe mediatica distorce la realtà. Niente ragazzi, i discorsi da affrontare stasera più o meno erano questi. Domani saremo in diretta sicuramente. Non so se sarò da solo o sarò con Mario e Pietro, vediamo un po'. Oppure potrebbe rientrare lo zio Peter o potrebbe esserci Matteo Chiamenti. E ripeto, iscrivetevi al canale di Matteo Chiamenti. Il link lo trovate in descrizione. In descrizione trovate anche tutti i miei social, Facebook, Instagram e Twitter. Ragazzi, voglio bene a tutti, se per forza vecchio cuore rossonero, ricordatevi che su questo canale si fa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo. Se potete aiutare il canale c'è il tasto grazie sotto i video oppure potete fare delle donazioni durante le live. Ciao a tutti e buonanotte!